Il centro di Diorama è il luogo e il tempo dove crescere, dove socializzare, dove sentirsi a casa. Per me è importante troppo perché ci si diverte, è bello stare con gli operatori, è bello stare con gli amici. La cosa più importante che ho imparato in questo centro è l'amicizia. La nostra società è una società molto criminale e mafiosa, quindi contrastare il sistema criminale per noi significa lavorare in ambito educativo, soprattutto con i minori. Sono Don Pasquale Cutugno, direttore della Caritas della Diocesi di Cerignola Ascoli Satriano in Puglia. È bella Cerignola. Beh, Cerignola ci sono gente che rispettano le regole, mentre ci sono gente che non le rispettano. Cerignola è un comune che è stato adesso commissariato per infiltrazioni mafiose, dove la cultura mafiosa è ben radicata. Al di là dei clan noti del nostro territorio, esiste una cultura mafiosa, quella che Don Luigi Ciotti chiama la zona grigia del nostro territorio. Il nostro obiettivo è proprio quello di evitare che questi ragazzi, specie in determinati quartieri del nostro paese, siano appunto abbiano a che fare con brutte realtà, che quindi la nostra paura maggiore è la dispersione scolastica. Questo centro nasce in un quartiere periferico della nostra città. Come tutti i quartieri periferici, si sentono un po' esclusi dal grande centro. Per loro, per le famiglie soprattutto, la scuola non è la priorità, l'educazione, l'istruzione non è una priorità. Quindi la nostra prima missione è proprio questa, per capire che una reale crescita per il bambino e autoaffermazione dipende dal livello culturale e dalla loro istruzione. È stata una delle attività che abbiamo svolto durante questo periodo, appunto quella di accompagnare i ragazzi stessi a scuola. Abbiamo fatto con loro molteplici attività, sia a scuola che fuori. Sentirci dire dalle famiglie che è bello vedere i propri figli in questa struttura anziché per la strada, o sentirsi dire dai ragazzi, soprattutto i ragazzi di 14-15 anni, che quando vengono qui si sentono a casa, per noi è motivo di orgoglio.